Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su Dead Cells 4 Oblivion. Allora, in questo episodio proseguiamo la nostra esplorazione totale del mondo di gioco. Tuffiamoci verso queste rovine ai LED elfiche. Abbiamo scoperto nello scorso video, cioè non so nemmeno come si chiamano, però le abbiamo viste nella mappa, quindi è giusto esplorarle. E proseguiamo anche con il completismo della serie. Poi ci dedicheremo anche al DLC e a tutte cose. Quindi cercherò di portare sul canale una di quelle serie veramente complete al 100%. Adesso dobbiamo vedere soltanto come salire qui. Intanto ricastiamo Camaleonte, piuma e fortifica magica. Troll. Grasso di troll ci dà danno ad agilità. Non ci serve. Quello veramente utile è danno energia. La troveremo mai sta entrata? Già da qui vedo anche un'altra location. Scusate, dov'è l'entrata? Qui non me la indica. Scusate, lei è buon uomo, sa dove andare? Forse lì? Quando vedete una situazione del genere potete fare così, guardate. Cliccate. Ah, ma nemmeno me la indica. Perché ancora nemmeno l'abbiamo scoperta. Leyond. Ok, in questi casi cliccate qui e dovrebbe portarvi all'entrata. Fatto di trovarla. E infatti è qui. Vedete, fate molta attenzione. È bella nascosta sta zona. Quindi dobbiamo salire qua sopra. Non è difficile. Però questi sono piccoli consigli che vi voglio dare, non sono segreti di stato, ringraziando Dio. Al massimo seguite i mostri, anche loro vi faranno da guida. Cioè, non riuscirò a eliminare un troll. Io non capisco perché subisco tutto sto danno in automatico, però vabbè. Vediamo cosa troviamo. Innanzitutto devo curarmi. Utilizzo questo. Vado in furtivo e ricasto Camaleonte e piuma. Un bellissimo fortifica magica. Perché non me lo fai castare? Ok, per un attimo ho pensato qui non possiamo utilizzare la magia. E non è che siamo in merda, di più. Lo scorso video è venuto abbastanza breve, meno di 10 minuti. Vediamo qui cosa riusciamo a fare. Adesso fin quando ci sono sti nemici, con tre debuff e un colpo, li togliamo di mezzo. Ma anche con due colpi di spada, l'importante è il numero di debuff che riusciamo ad applicare. Pozione stregoneria che, vabbè, sapete, vi dico, la prendiamo e facciamo una furbata. Visto che nello scorso video non ho fatto pozza, la facciamo adesso. Poi mi casto la pozione stregoneria e siamo a posto. Comincia la nostra esplorazione totale di queste rovine. Qui c'è un altro livello. Eliminato. Veyond Matt. Non capisco perché ho un ripristino mana così lento. Ho un altro di questi. Tre colpi, ragazzi, non di più. Ok,
Non trova il mouse. Non esiste a fuoco, va bene. Questa se le prendo, tanto poi le vado a rivendere. A posare. Momento l'intelligenza. Cazzo, ci sono soltanto troll. La cosa non è male. Cioè, sembrano suini. L'oggetto non ha carica. Wait a second. Dobbiamo fare cose in fretta. Ricastare subito camaleonte. Ok. C'è un po' scuro qui. Infatti c'è un'ascia, un tomo, un rubino perfetto. E basta. Ah, devo castare anche piuma, scusatemi. Casto piuma per andare un po' più veloce. Ok, qui ci sono tutti sti troll morti e non sappiamo chi o cosa li ha uccisi. Vabbè, questi di qui non ci servono. Sono cura veleno. Fortifico la volontà, allora. Vediamo cosa succede. Quindi questa parte l'abbiamo sbloccata. Andiamo ancora più in profondità. Anello del gelo. Resiste al 100% gelo a sé. Non è male questo. Contro nemici che rompono, che castano incantesimi di gelo, è essenziale. Quindi io per ora sto registrando, ragazzi, un botto di video di seguito, così che voi vi trovate, se mi porta avanti. Tanto mi chiamano, io non posso rispondere e lascio il telefono ai suoi bestemmioni. Pugnale inverno, lo prendo. Anello intelligenza, non è male. Però io ne ho uno che fa più 12. Intanto andiamo avanti. Quindi se sentite vibrare non vi preoccupate. Imparate a ignorare tutto. Quando... se state lavorando, state facendo qualcosa. Io adesso prendo e ignoro tutto. È un'equazione molto semplice. Tanto ricasto intelligenza, fra pochissimo volontà, poi aspetto il ricasto camaleonte, anzi camaleonte me lo lascio per ultimo. Perfetto. Qui non sto utilizzando invece l'anello, l'amuleto che ci permette di vedere al buio, perché francamente non mi serve. Una veste camaleonte la prendo, anche se già ce l'ho. Anelli basta. E qui c'è questo minigioco. Eliminiamo subito questi tizi. Come vedete, ci vogliono due colpi per tirare giusto i bastardi. Mi sa che abbiamo esplorato tutto. Uno. Tre colpi di spada. Vabbè, niente di che, ragazzi. Però è bello. Cioè, io sto portando scudo triplice. Rifletto incantesimo 17%. Non è male. Non è assolutamente male. E da qui dovremmo ritornare su. Anche no, perché è un terzo dungeon. Quindi stesso discorso, fortifica intelligenza, poi fortifica volontà, così almeno vedete come funziona tutta la situazione. E appena si carica camaleonte,
che è importantissimo. Esploriamo quest'ultimo pezzettino. Quindi tre livelli, questo verrà un po' più lunghetto episodio, però. Oh, che paura, c'è qualcosa che ci sta danneggiando. In questi casi, ragazzi, il mio consiglio è avere un incantesimo di cura molto carino. Questo di qui. 5 punti per 50 secondi. Io vado a raccattare subito tutto, eliminando anche questo tizio. Cioè, per 50 secondi, anche se subisco danno, non crepo. Ancora l'incantesimo è attivo. Elimino subito questo, perché ce ne sono due. Contro questi nemici, ragazzi, voi potete fare anche un'altra cosetta molto carina. Evocare questo, un altro raggio di fiamma. Lo debuffate. Ecco, lo debuffate e ve ne andate a fanculo, perché il nostro Atronach è durato 2 secondi. Quanto è durato? Adesso capite perché non utilizzo più le evocazioni? Sono completamente inutili a questo livello. Pietre di Varla, queste le prendo. Ce ne sono ben due, valgono 1000. Io le raccatto per collezionismo e completismo. Attenzione, devo castare veloce. Ok, adesso stesso discorso. Non fatevi mai prendere dal panico. Esiste sempre una strategia per portare al termine un gioco, qualsiasi cosa. Nessun gioco è impossibile, fortunatamente. Poi vabbè, che siano i programmatori più o meno bastardi è un altro discorso. Ok, da qui non possiamo fare più nulla. Però c'è questa strada. Ah, un'altra pietra. Sì, siamo belli leggiadri, ragazzi. Ok. Vabbè, fin quando sono queste di qui va bene. Cioè, perché non utilizzo più le evocazioni? Perché non fanno un danno abbastanza importante. Cioè, non vi faccio vedere qualcosa. Proviamo a evocare la mia evocazione, tra virgolette, più potente. Che è questo. E mi siedo. Guardate quanto tempo ci vorrà per eliminare tutto sto schifo. Troppo tempo. Ma che non faccio una furbata, evoco un Atronach di tempesta, che se per culo gli lancio un incantesimo lo butto a terra. Dai. Ok. Quindi diciamo che hanno perso la loro utilità l'evocazione, è un peccato. Però questo livello di difficoltà ci sta tutto. Dai, te l'ho debuffato. Io intanto mi raccatto tutto nello qui. Non mi dire che ho fatto la cazzata. No, no. Vabbè, c'ho male. Ok, ce l'ha fatta. E abbiamo terminato anche questa esplorazione. Questa zona. Un pezzettino mancava.
Secondo voi vi lascio senza un pezzettino di mappa? Non esiste. Mi tuffo qui direttamente. Da noi mancava questo pezzettino. Facciamolo. Vabbè, elimino subito questi. Non mi va di perderci veramente troppo, troppo tempo. Ce la faccio prima io. Il grasso di troll non lo prendo. Ok. Da qui si va giù. Va bene. Adesso sti tomi li comincio a prendere. Perfetto, adesso sì che è esplorato tutto. Non abbiamo tralasciato nulla tranne questo scrigno che chissà che tesori ci darà. Anello libertà. Inutile, ho un anello ancora migliore che mi garantisce il 100% da uno status paralisi. Che dovrei semplicemente uscire. Però anche se questo video è venuto più lungo, almeno ci siamo tolti questa zona dalle scatole. Svuoterò il personaggio molto più avanti. Quindi qui ci dovrebbe essere adesso anche un forte. E lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, termino qui questo episodio. Spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, commentate e condividete. Noi ci vediamo col prossimo episodio di Elder Scrolls 4 Oblivion. Alla prossima.